Buongiorno ragazzi e bentornati su Asgaming Revolution, io sono Shaka e oggi continueremo la nostra avventura su Enderal. Enderal che ci sta regalando tantissime emozioni e ci sta regalando tantissime spunti per capire il perché i modder sono essenziali nei giochi Bethesda, o meglio, Bethesda sono dei grandissimi sviluppatori nonostante i problemi di sviluppo, nonostante l'utilizzo di vecchi motori grafici che potrebbero essere aggiornati un pochino di più, infatti si spera nei prossimi titoli tipo Elder Scrolls 6 oppure Starfield che gireranno con il... Oddio, non so, probabilmente Elder Scrolls 6 avrà lo stesso motore grafico di Starfield, però insomma si possono sempre migliorare, possono sempre migliorare in questo, però devo dire che i modder hanno fatto dei lavori, un lavoro meraviglioso proprio in questo mod di Skyrim. Oggi pensavo di andare avanti con le quest principali, anche perché così voglio vedere come va avanti. Infatti, come dice il titolo della live, atto 2. Iniziamo l'atto 2 e continuiamo l'atto 2. Voglio vedere dove va a parare la storia principale, anche perché sono veramente veramente interessato a capire cosa hanno scritto gli sviluppatori, i modders, per quanto riguarda la storia principale, perché per ora le quest secondarie sono molto molto interessanti. Sono scritte bene, sono interessanti. Ho trovato qualche bughetto, ma ci sta, perché è proprio la base che ti crea questi bug. Però voglio vedere fin dove si vuole spingere a livello di scrittura la quest principale. Perciò, bando alle ciance, ragazzi, iniziamo subito la nostra avventura. Allora, non mi ricordo dove avevamo lasciato la scorsa volta, ma nel caso dobbiamo tornare ad Ark. Ah, eravamo andati a fare un giro. Vero, adesso me lo ricordo. Eravamo andati a fare un giro nel porto. Abbiamo sconfitto questi qua. Abbiamo trovato anche delle cose. Abbiamo trovato un baule qua sotto. E abbiamo ucciso anche i tizi che ci stavano intorno. Quindi a posto, quindi siamo nelle vicinanze del porto di Ark. E la cosa che voglio fare adesso è aprire la missione. Parla con l'erede di questo. No, frammenti del passato, eccola qua. Dobbiamo andare all'Emporium, quindi senza troppi giri di parole, utilizziamo questo e ci teletrasportiamo così al Tempio del Sole direttamente. Boom! Ci teletrasportiamo direttamente al Tempio del Sole. Tra l'altro, forse è meglio che io acquisti ulteriori pergamene. Senza contare il fatto che abbiamo messo da parte un bel po' di soldi. Attenzione, ti scorti i cavi se lo perdi. Cosa? Allora, riequipaggiamoci le nostre magie. Forse è il caso che utilizziamo scintilla elettrica e respiro glaciale, ok. Sono tornate le nostre magie. Allora, dobbiamo andare all'Emporium. Ah, ok, siamo andati al Sanctum. Abbiamo fatto una cazzata. Allora, l'Emporium che è... Emporium, è la porta dopo. Scusa, ma io non... Taylor presso l'Emporium? Ok, questo è l'Emporium, ecco qua. Non capisco perché non me la segnava come mappa. Eccolo qua. Niente, sai come sono i burocrati, ma lo faranno? Ah, ok, devo aspettare quello che dico. Che finiscano di parlare. Molto bene, grazie per lo sforzo, non c'è di che. Spero solo che tu sai cosa stai facendo, sei molto preoccupante. La strada è scesa dall'ordine da quando sei tornato.
Ma ancora non hai capito che l'universo sta collassando in se stesso? Lo so, ho capito che è molto da digerire, ma lo devi accettare. Esatto, bravo. Ma lui mi piace. E allora mi piace. Infatti, meno male. Dategli retta. L'eredità dei Pyrian. Questa me la prendo. Foglio bianco, non c'è niente qua. Lingotto metallo dell'antico regno. C'è niente da prendere di interessante? La vita di... Oh, questo è il volume 4, quindi lo prendiamo. Vediamo che altro c'è. La costa agricola. Prendiamolo. Salute! Posso prendere cose? Sì, dice prendi, non dice ruba. Quindi... D'ora in poi posso prendere, mi sa, tutto all'interno dell'Emporium. Vediamo un po'. Lo so che c'è senso. Vediamo un po' se ci sta qualcosa di interessante. Nessun oggetto. Cazzo, speravo di trovare qualcosa di utile. Quante monete abbiamo adesso? 24 monete perché abbiamo depositato tutto. E ci sta. Visto che stiamo risparmiando per cose eventuali che dovremo fare in futuro, come per esempio acquistare la nuova casa, per, o meglio, forse è meglio che li utilizziamo per acquistare libri e incantesimi. Vediamo un po' se c'è qualcosa al piano di sopra. Sala del Gran Maestro. Non mi sembra ci sia niente di interessante, quindi scendiamo direttamente giù. Dove cazzo si scende? Devo saltare? Saltiamo. Ok. Aspetta, che cos'è questa mappa? Questa è la mappa del mondo. Questa è la prima volta che la vedo bene così. Allora, questa è Kira, da dove tecnicamente viene la mia discendenza, o meglio, i miei antenati vengono da Kira. Questo è Nerim, noi vivevamo a Nerim, e Nerim è ambientato... L'ambientazione di Nerim è quella di Oblivion, o meglio, l'ambientazione di Oblivion è quella di Nerim è ambientato nel mondo di Oblivion, esatto. Ed è Total Conversion Oblivion, mentre Enderal è Skyrim, noi siamo qui, quest'isola qua. Questi qua però non lo sapevo. Arthwend, Island of Skarrag... Ok, la cintura delle isole e poi Mir Aranap. Ok. Il mondo è gigantesco. Giustamente. Allora, ti sei ambientato? È importante che ti adegui a questo posto. Sarà la base di tutte le operazioni a venire. Ok. Al momento procuriamo nel buio per quanto riguarda la vera natura di questo ciclo. Tutto quello che abbiamo sono frammenti, ma le cose miglioreranno. Sono due tracce da seguire e voglio che ti occupi di entrambe. Quali? La prima ha a che fare con i frammenti di pietra antica Reshangrad. Rengas non te l'ha ancora detto? Allora invece forma la cosiddetta pietra sigillo, di cui abbiamo urgente bisogno. Quindi sono riusciti ad aggregarli insieme, ma ci manca ancora una parte del rituale per attivarla. Per questo abbiamo bisogno della memoria di una persona morta. Seconda traccia intorno a una scoperta che abbiamo fatto nelle terre centrali. Potrebbe essere un significativo, se non l'unico strumento da poter utilizzare in questa lotta. Dove vuoi iniziare? Porta gli scavi antica, trova la memoria dei morti. Questa scoperta che hai fatto nella foresta, di che cosa si tratta? Partiamo dal presupposto che durante l'ultimo ciclo i Pyrian stessero lavorando su una macchina che speravano li avrebbe salvati dalla purificazione, un artefatto antico che hanno provato a ricostruire. Con una buona macchina aiutarci contro la purificazione? Il ciclo non è una minaccia ordinaria, funziona in modo che non siamo neppure vicini a comprendere, quasi una forza cosmica. Già non credo che si possa affrontare questa minaccia come un nemico fatto di carne e sangue, però questa macchina può farlo. Come ho detto, i Pyrian non hanno inventato questa macchina, ma hanno semplicemente ricostruito i vecchi progetti che hanno trovato da qualche parte, quindi magari in una civiltà precedente. E se hanno valutato attualmente questa, dovremmo almeno prenderla in considerazione. Perché ha scoperto una vecchia rovina chiamata Antica Dorgar, che sembra una sorta di laboratorio dei Dirgar.
una delle coste dominanti alle rapire. Suppone che possa essere appunto su questa macchina, forse un prototipo. Ok. Puoi aiutarla in ogni modo possibile, forse il tuo dono può rivelare cose che i normali occhi non possono vedere. Ok. Qual è la differenza tra Dilgar e Lishdiel? Due diverse caste governano il regno di Pirian, ufficialmente erano servitori dell'essere superiore. La divinità che tutti i Pirian adoravano, ma era risaputo che fossero proprio le caste a vivere il potere. Mentre Lishdiel sosteneva la tradizione e Dilgar teneva al progresso, ok. Questo ha determinato divergente tra le due caste per gli altri, si può dire fossero i novaluci dell'epoca, ok. Oh, come arriva a queste rovine antiche ad Olgun? Si tratta di una regione tra le centrali. Il custode Sacrash ti accompagnerà e ti mostrerà la strada. Buona fortuna. Ok. Allora, abbiamo... Vuole che indaghi più sul fondo. Entrambi i misteri si avvenivano in qualche modo legati alle popolazioni che abitavano Vina prima della nostra era, che ricordano sono state vittime della purificazione. Però la memoria dei morti supporta gli scavi dell'antica Dotulgrad. Attiviamo anche questo. Sì, la mia prima chiamata antica Dotulgrad, dove si ritiene che i Piran condussero ricerche su un'arma contro il ciclo della purificazione prima della loro rovina. Arretta spera di recuperare le scenografie. Comunque, un prototipo è una macchina nella rovina. Ok. Dai, andiamo a parlare con questa tizia. Che sta qua sotto e mi accompagnerà. Ah, lei è... Kalia. Mi ha informato la nostra missione. Andiamo? Andiamo, andiamo. Volevo chiedere, è il stesso motivo per cui il Gran Maestro stia inviando noi due a compiere questa missione? Ti ha fastidio? È solo che siamo entrambi nell'ordine e questa missione sembra una grossa responsabilità. Rispondo alla tua domanda, non lo so. Presumo che ti stia accompagnando perché hai superato la prova insieme, ma il motivo per cui abbiamo assegnato una missione così cruciale va oltre la mia comprensione. Sembra che lui crede davvero nel mio ruolo di profeta, almeno qualcuno crede in me. Ma comunque suggerisco di porci queste domande. Per ora concentriamoci su quelle che dobbiamo portare a termine. Andiamo. Vediamoci la torre Mina dalle terre del nord. Ti aspetto lì una volta che avrò ultimato i miei preparativi. Andiamo. Allora, mappa. Dobbiamo incontrarci qua. No. Dove? Torre Myriad, eccolo qua. Terre del Nord. Quindi noi dobbiamo andare, ci serve una Torre Myriad qui. Che ci permette di... Esatto, di arrivare alle torre, a quella delle Torre del Nord. Ok, direi di prepararci al meglio, che significa andare a ritirare un pochino di denaro, andare a recuperare un pochino di denaro. Quanto... Ok, forse è il caso di vendere, depositare qualcosa. Ci serve da acquistare un po' di cibo. Anche se il cibo l'avevamo comprato la scorsa volta. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Cibo. No, in realtà cibo l'avevamo comprato. Apprendista. No, meglio tenersene queste cose. No, il cibo l'avevamo un po' comprato la scorsa volta. Quindi siamo a posto. Ma forse è il caso però che depositiamo qualcosa o vendiamo qualcosa. Vediamo un po'. Allora, ci deve essere una cosa che mi permette di viaggiare tra i luoghi. Oppure possiamo andare semplicemente al quartiere nobiliare. Dove cazzo sei? Ah, custode. Quartiere nobiliare, andare a un negozio e iniziare a vendere le cose che non mi servono per alleggerirci. Che siamo pieni di... calme. Pergamena e teletrasporto per Ark. Direi andiamo al negozio di che vendono cose magiche. Sì, se ci sta qualcosa che ci interessa, possiamo sempre andare a ritirare un po' di soldi e acquistarli. Ah, questo è il quartiere nobiliare. Perfetto, quindi andiamo al negozio di magia e stregoneria.
Allora, dovremmo anche trovare un sacerdote che ci cura i danni che abbiamo, però non fa niente. Allora, questo no, è questo qua, negozio incantesimo, fiamme e lampi. Questo, mo c'è quella che parla in rima. Allora, perché sta? Ok. Il Glee! Mamma mia, i cazzottoni, guarda. Allora, io questi bastoni li venderei perché tanto questo è il più potente. Bastone delle fiamme, 7 punti. Questa me la tengo però, bastone della cura. Allora, gli amuleti, guerriero, vendiamo. Amuleto del velo magico, questo lo teniamo. Incantesima magia luce costano meno 12. Scassinare, questa me la tengo. Aumento di trasformazione in sangue di lupo. No, perché tanto non diventiamo niente. Trasformazione in sangue di lupo? No, tanto non diventeremo mai lupi, quindi. Oggetto un granato, questo vendiamo. Anello del tatto, scassinare più facile. Apprendista elementale. Consuma il 10% di mana. No. Questo per ora lo tengo. Occhio dell'acqua, dell'aquila. Precisione. Vendiamo. Oddio, questo lo possiamo pure vendere. Tanto arco non lo utilizziamo. Elmo delle fiamme interiori. Bless di flusso magico. 20% contro 8%. No, questo lo teniamo. No, questo lo tengo. Poi, che altro possiamo vendere? Vediamo un po'. Comune, carica. Ci siamo un po' alleggeriti, ma qua non possiamo vendere tutto, a quanto pare. Ok, vediamo un po' di acquistare qualcosa. Bring you glee! Oddio, io la meno. Allora, tomo magico. Vediamo un po' se ci sta qualche cosa di incantesimi interessanti. Dardo di fuoco, dono dell'essenza, equilibrio, individuo vita, luce nel magico, morso fiammeggiante. Morso fiammeggiante livello 4. Ok, forse iniziano a esserci quelli di livello 4. Ecco, infatti, livello. Respiro glaciale livello 4. Quindi ci sarà anche. Ti prego, dimmi che ci sta. Scossa elettrica. No, non c'è scossa elettrica livello 4. Però intanto abbiamo preso quello livello 4. Vediamo un po' che altri incantesimi abbiamo di livello 4. Palla di fuoco livello 3. Direi che uno ce lo compriamo. Poi respiro glaciale livello 4. Vediamo un po' che altro. Scintilla livello 3. No, questa però è una folgore. Quindi non ci interessa scossa elettrica. Cioè, teniamo livello 3. Va bene così. Ciao Lord, buongiorno. Come stai, caro? Allora, stavamo comprando degli incantesimi prima della partenza, perché oggi stiamo andando a fare tutte le. O meglio, cazzo, siamo comprati un libro in più. Dicevo, oggi ci dedichiamo alle quest principali, quindi stiamo andando a fare una quest principale adesso. Tutto bene, tutto bene. Un po' rincoglionito perché sono tornato tardi ieri dal lavoro, ma guarda.
Invece come va? Fa caldo giù? Allora, togliamoci palla di fuoco livello 2 e ci mettiamo quella livello 3. La punta di ghiaccio per ora. Ecco, respiro glaciale livello 2 e livello 3 ci mettiamo quella livello 4. Scossa elettrica ci mettiamo la 3. Questo evento gelido lo metto livello 2. A posto. Ho rinfrescata l'aria, niente di eclatante, ma un po' meglio. Guarda, meno male. So che fa molto molto caldo da voi, quindi qua fa caldino, ma non eccessivo. Cioè si sopravvive. Un po' troppo. No, in realtà qua fa freschetto, la sera soprattutto fa freschetto. Allora, vediamo un po'. Dico, acquistare qualche pozione del mana. Ci servono le pozioni del mana perché. Allora, pozione del mana, eccole qua. Questa mediocre. Ne possiamo acquistare 4. Vabbè, va bene così. In realtà ci avremo i soldi per comprare un botto di roba. Avremmo veramente un botto di soldi per comprare. Io vorrei fare una cosa. Andiamo al mercato. Voglio ritirare un pochino di soldi e acquistare un po' di libri. Quanti punti abbiamo? Però come lo vedo? Non. Allora abbiamo punti creazione. Abbiamo un punto memoria che possiamo mettere. Un punto apprendimento e punti creazione. Ah, in realtà potremmo farlo, sì. In realtà potremmo farlo. Dov'è la banca? Realmente quello che abbiamo messo da parte servirà a qualche cosa. Hello? Vorrei ritirare il denaro. Quanto ne ritiriamo? Cioè, abbiamo 5.400. Ah, io direi ritiriamo 3.000 monete. Ok, ho ritirato 3 monete. Perdonatemi, ragazzi. Aspetta. Ok, scusate, è praticamente il tasto che sono associati e quindi mi ha cambiato la scena. Allora, ho fatto una cazzata. Ciao Sans, come stai? Allora, torniamo al quartiere nobiliare. Allora, torniamo al quartiere questo qua e andiamo al negozio. Ho fatto la cazzata perché ho i tasti che sono impostati sul cambia scena, me li devo togliere perché mo c'ho lo Stream Deck. Quindi, oddio. Today. Oddio. Vi prego, la battete questa tizia? Allora, elementalismo, che possiamo comprare? Allora, specialista fino a livello 50. Quanti ne possiamo comprare? No, allora direi di comprarne 13. Abbiamo speso 2.000 monete, però ci servono. La manetta di cambio, sono uscito dalla palestra. No, vabbè, adesso tranquillo, tanto tornerai a casa e. Allora, ci servono per salire di livello con l'elementalismo. Libro apprenditura, elementalismo specialista, eccolo qua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A posto.
Non so cosa ci porti effettivamente salire di livello elementali. Cioè abbiamo elementalismo a 42. 42. Allora, 42 vuol dire che ce ne mancano 7 per arrivare a 50. Perfetto. Perfetto, perfetto. Poi 42 è il numero magico, ragazzi. È la risposta a tutte le domande. Poi direi che andiamo al negozio di pozioni e acquistiamo qualche pozione per il mana. Visto le pozioni di cura non sono abbastanza inutili, direi che ci prendiamo delle pozioni di mana. Pozioni del mana economiche, che curano 13 punti mana. Ecco, 9 va bene. A posto. Cioè abbiamo pure qualche soldo nel caso dovessimo trovare qualche cosa lungo la strada. Perfetto. Allora adesso siamo pronti per andare. Dobbiamo recarci immediatamente al... dove cazzo è però? Al Torre Myriad, eccolo qua. Andiamo alla Torre Myriad, prendiamo il... My sir. Ciao tizia. Ma dove cazzo è la Torre Myriad? Andiamo un po'. Sorvegliante Myriad che richiede un... No, voglio andare alla Torre Myriad. Dove sta? Terre centrali. Arc mercato. Scusami. Ci serve... Che cazzo è stato? Allora, Torre Myriad, quartiere meridionale. Quindi c'è qua la Torre Myriad. La guerra non cambia mai. Allora, qua si va alla città sotterranea. Dove cazzo sta la Torre Myriad? Sono 40 minuti... No! 40 minuti? Cioè tu per andare in palestra ci metti 40 minuti? Vediamo un po' se c'è qualcosa di... Vediamo, mostrami cos'è in vendita. Oh, ok, un po' di cibo. Un po' di cibo. Ok, a posto. Porca miseria. Questo già... Già per andare sei molto coraggioso. Che è nella città dove... Ah, ok. Quindi tu vivi fuori dalla città. Dovrebbe essere quella la torre. Scusami, guardia. Stava così. Ok. Ci serve andare a prendere il teletrasporto, meglio il volo, con la creatura, per andare alle terre centrali. C'è qualcosa su queste creature? Ah, vediamo un po'. Alla fine riuscite a regolare qualcuno? Il vostro portatile lì sarà fatto attenzione l'ultima volta che sono visto. No, non volevo andare lì. No, non volevo andare lì. Non volevo. Dove sono? Isola di Gor. Ma sono in mezzo al culo dei lupi. No. Qual è mo questa missione? Ah, la confraternita dell'isola di Kor. No, utilizziamo la pergamena e andiamo... Teletrasporto Ark. Torniamo ad Ark, poi qua ci ritorniamo per la missione. Volevo andare a fare la missione principale io.
E in più ti fai 20 minuti di camminata dalla stazione alla palestra. Porca miseria. Cioè, praticamente il tempo che vai e che ritorni è praticamente il tempo che è già di per sé un workout, praticamente. Allora, ho sbagliato. Torre Myriad, eccolo qua. Porca miseria, Sans. Che uomo. Io, se dovessi andare in una palestra che sta lontano da casa mia, direi proprio no. Ma anche no. What is there to tell? They're beautiful. In the time before the Blood Moon Revolt, okay. Oh, well, through those clicking sounds, sono le conoscenze. Allora, do you? That's good. But I'm afraid we can't live up here in love. Devo volare. Ma te non posso campare neanche. Oh, cazzo. Non ho soldi con me. Ho utilizzato tutto per acquistare cibo. Porca miseria. Devo trovare qualcosa a vendere. Gli chiedevo di farmi volare, ma non avevo soldi con me. Porca miseria. Dai, vendiamo qualcosa a questo tizio qui. Oh, hello. I haven't seen you around here before. Dai. Ma come, ti ho comprato prima la roba? Allora, vediamo un po'. Vendiamo. Ci servono solo 24, però. Arma una mano, sti cazzi. Allora, torniamo su. Io da una parte sono contento di non stare in Italia, per il semplice fatto che se avessi vissuto questo caldo che state vivendo voi, ragazzi, mi sarei sparato. Ma più che altro perché c'ho un cane che molto probabilmente sarebbe morto per il caldo. Cioè, non riesco a pensare come quanto Kira possa avrebbe sofferto se fosse rimasta in Italia. Andiamo. Allora, Terre del Nord era la nostra destinazione. Che figata! Ci vado in palestra con il... Madonna, Dio santo, raga. Siete coraggiosi, raga. Siete veramente coraggiosi. Allora, noi dovevamo incontrare la tizia. Ah, qua dovrebbe stare proprio qua. Still on the road at this hour, ciao bella. I think I have just what you need. A flight right to the next inn. Allora, io mi vado a fare una dormita. Dove sta? Così ci svegliamo di giorno. Vaffanculo, non c'è un letto. Ma te lasci, basta, vedi qua, la rovina incontriamo Pietro, quindi devi avviarci. Ok, andiamo. Devi tu indicarmi la strada. Yes. O forse sappiamo... Antigadol, eccolo qua. Dobbiamo andare qui. Dove cazzo è? Eccolo qua, da questa parte. Stai venendo? Brava. Era tutto tranquillo qui. Era tranquillo qui finché non sono arrivati. Ah, aspetta, abbiamo una cosa che non abbiamo messo. Abbiamo un punto memoria che ci eravamo dimenticati di mettere, quindi adesso ci mettiamo. Andiamo con meditazione. E mettiamoci un punto.
Tranquilla, non ti preoccupare, sto tornando. Allora, che cosa? Impatto, folgurazione. Incantesimi facili infliggono 10 danni in più e assorbono parte del male del nemico. Boom, subito. Questo è molto importante, ragazzi. Perché vuol dire che io mi ricaricherò il mana ogni volta che attacco. Ora hai fame? E a chi lo dici? A chi lo dici? Anch'io c'ho una fame. Ok, siamo pronti. Dove cazzo dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Ah, siamo vicini, tra l'altro. Ok. Seguiamo la strada. Dovremmo essere molto, molto. Oh! Erano tutti. Meno male che mi avvisi che erano tutti. Vediamo un po' che cosa c'è. Cerca baule. Moneta. Scintilla livello 2. Che cazzo. Ho sperato fosse quella livello 3. Allora. No, scusate, livello 4. Curiamoci. Dove cazzo sta il cibo? Eccolo qua. Crema cotta. Andiamoci di crema cotta. Oddio, crema cotta me la devo tenere perché i dolci curano un botto di punti esperienza. Ok. Di punti vita. Allora, credo che stia andando bene. Sì. E poi devo girare a sinistra. Però qua c'è una. Where are you going? That's not the way. Just don't take too long, all right? No, no, Stay here. tranquilla, tranquilla. Torno subito. Qua c'è una. Qua sotto c'è una. C'è una miniera. Vediamo un po' che cosa c'è nella miniera. Ammazzato. Andare a morire ammazzati tutti quanti. Oh, ok. Vediamo un po'. Non c'è niente di che. Mi servirebbe un bel letto per poter dormire e giocare di mattina. Perché di notte, ripeto, non si vede un cazzo in questo gioco. È veramente buio. Un po' se c'è qualcosa di interessante qua sopra. Almeno fino a 17 avrà qualcuno per provare a mangiare. Mia madre va in Marocco, io resto con mio padre, quindi oltre a tornare a casa distrutta e affamato dovrò occuparmi della casa. Dai, ottimo. E poi come fai? Ti cucini tu? Cosa ti cucini di buono? Miniera Eco dell'Ombra. Entriamo. Vediamo che cosa c'è. Facciamo questa piccola deviazione. Ma come mai ci sono i troll insieme a queste persone qui? Basta tanto pasta e riso. Mamma mia. Io ho il solo pensiero del. Se solo penso al cibo, mi viene una fame, ragazzi. Boom. Mi piace questa cosa. Mi piace veramente tanto. Allora. Dobbiamo stare attenti e vedere che cosa possiamo trovare di utile e importante in questa miniera. Secondo me c'è tanta roba da prendere, raga. Come sempre, nelle miniere. Questa è un'altra strada. E adesso col mana che si rigenera. Ok.
il 20% più veloce. Secondo me. Oh, che cazzo era? La trappola. Ok, tanto il troll c'hanno sempre grasso di troll. Non ha niente di che. Ok, questo è l'altro ingresso. Cerca pergamene. Pergamene della luce del mago. Punto di caccia livello 1, non ci faccio un cazzo. Moneta, protezione al fuoco. Bene. Sì, questo è l'altro ingresso della miniera. Vediamo un po'. Ok, quindi c'è solo... Come faccio ad avere una fame con sto caldo? Io? O Sans? Io c'ho fame sempre. Io per esempio c'ho fame sempre. Anche quando stavo in Italia c'era... C'era tanto... E io riuscivo a mangiarmi anche la pasta al forno. Con, anche se faceva caldo. Ok. Non lo so, è l'appetito che non mi finisce mai. Ho un appetito veramente insaziabile. No, adesso siamo diventati delle bestie con queste cose, eh? E stiamo facendo un bordello di punti esperienza. Tra l'altro. Sono delle bestie di Saturn. Dopo spendendo le 8 per poi fare un'ora di palestra e 40 minuti di camminate, sfido non ne rifare. Ma effettivamente sì. Effettivamente con il tuo workout per forza c'hai fame. Argento grezzo, non ci faccio niente. Conviene fare questi combattimenti perché facciamo un botto di punti esperienza. I troll ci danno veramente un botto di punti esperienza. Comunque ragazzi, non vedo l'ora di iniziare Demon Souls Remake. Sappiatelo. Lo sto sognando la notte. Allora, anche se non vedo l'ora di cominciare quando uscirà Stray, quello in cui saremo un gatto, che uscirà il 19 se non sbaglio, e ovviamente sarà in live, ragazzi, saremo questo gatto in questo mondo cyberpunk. Miscelatore di brilla cenere. Mi piacciono gli indie, sì, mi piacciono abbastanza gli indie, ma dipende dal tipo di indie. Dipende dal tipo di gioco. Ci sono dei giochi, secondo me, sono... 41 punti da danni di elettricità. Ottimo. Questa le prendiamo. Dipende dall'indie, dipende da quello che è il gioco che vanno a proporre. Ci sono alcuni che sono spettacolari. Secondo me. Poi se non sbaglio anche Stray sarà un indie. Quindi ragazzi, ci sarà da divertirsi. Undertale ma è simile. Sì, lo conosco Undertale. Un bel letto. Diremo che ci facciamo 12 ore di sonno. Così almeno ci recuperiamo un po' di vita e quando usciremo dalla miniera saremo belli guariti, belli curati di giorno. Ok. E adesso controlliamo qua. Che cosa? Mi piacciono gli indie del genere, sì. Volentieri. Mi piace che mi consigliate, ragazzi. One shot. Devo dargli un'occhiata perché non sei il primo che me ne parla. E ne ho sentito parlare. Da ora a 6 euro. Ci posso dare un'occhiata, effettivamente. Non sei il primo che me ne parla e quindi mi sono incuriosito questa cosa. Io ultimamente sto comprando... Oh, anzi, l'altro giorno ho comprato un altro gioco. Anzi, ho comprato forse il primo gioco con i Steam Sale. Visto che mi sono comprato Chernobylite, non so se lo conoscete.
La Deluxe Edition è tipo Stalker, però con una grafica migliore. Se non sbaglio, è del 2021 come gioco. Io ho comprato la Deluxe Edition che sta a 280 corone, che sarebbero 20 euro. Vediamo un po'. Questa è Laboratorio Alchimia. Vediamo se riusciamo a fare la. Danneggia vigore. L'ambrosia no, ci mancano. Ci mancano gli ingredienti per l'ambrosia. Non così conosciuto, vale la pena giocarci. Ci darà un'occhiata, ragazzi. Poi, se vogliamo, possiamo. Piano piano, mo che ricomincerò anche a streamare la sera, ragazzi, perché sto un attimo sistemando che mi hanno messo gli shift in modo diverso, quindi molto più pomeriggio, non fino a chiusura. Ci posso dare un'occhiata magari quando posso streamare la sera, ragazzi. Io vi dico tutto sempre sul canale Telegram. Posso magari fare delle serate horror, serate indie, queste cose qua, che vorrei veramente portare un sacco di progetti. Ma perché qua i troll stanno insieme agli umani? Ti chiedo, perché i troll stanno insieme agli umani e non si combattono? Strano. Pane endereliano. Pezzi di ricambio. Ricambio zanna. Pozione di salute. Il cavolo. E il formaggio. Ottimo. Cibo. Cibo, non sono mai stato così contento di vedere del cibo. In vita mia. Qua su Skyrim. Vediamo un po' che altro c'è. Se c'è altro di interessante. Poveri troll. Lo so, hanno fatto una bruttissima fine. Ho fatto bene a comprare la pozione questa qua più potente. Aspetta, è finita così? È finita così? Va bene. Ok. Ah, qua c'erano degli altri lettini. Allora, dobbiamo tornare dalla nostra amica che sta qua sopra. Come cazzo ci torno? Devo farmi il giro, c'è il sentiero qua dietro. Perché le rovine che dovevamo raggiungere sono qui vicino. Però mi è servito veramente tanto fare questa cosa perché siamo quasi saliti di livello un'altra volta. Il che significa possiamo salire ancora. Oh! Dove cazzo è andato? Boom. Oh, 100 punti esperienza per un lupo, mica male, eh. Ah, questa è Ark. Quella è Ark. Dove cazzo siamo finiti, scusa? Ah, ok. Siamo vicini in realtà. Quindi dobbiamo semplicemente seguire la strada e ce la rincontreremo davanti. Che cos'è? Cardo. Andiamo pure il cardo, visto che fa un cardo. Eccola qua che ci stava aspettando. Ah, credo che sia questa. Ciao, amica. Ah, there you are. Let us keep going. Credo che sia questa. Antica Dungrad. O forse no. Madonna, Madonna. Mi sto allentando dal. Che cos'è questo? Dolash vecchia. Entriamo. Non so cosa sia qua dentro. Imbalsamatore perduto.
imbalsamatore perduto. Qualcosa mi ha colpito. Punta di ghiaccio. Cosa mi ha colpito e mi ha fatto male? Arrosto di manzo, dai. Andiamo di arrosto di manzo. Mi ha fatto veramente male. Uovo Pirian. Urna. Ah no, urna Pirian, uovo. Prendi pugnale runico. Perché valore zero? Ah, un artefatto! Dell'antica Tolesh, ok. Ok, quindi questa faceva parte di una. Di una. Delle missioni. Era apoteosi, no? No, non era questa. Era. Trova l'artefatto. Madonna, quante cazzo di. Vabbè, era una. L'erede. Leggi la lettera, parla con. Boh. Un elementale di ghiaccio, ok, livello 1, protezione della magia livello 2. Protezione del fuoco mediocre. Vediamo un po' cos'altro c'è qua. Baule media, perfetto. Ametista perfetta. Ametista perfetta, ok. Tanto abbiamo trovato anche un bastone veramente forte. Ne valsa proprio la pena entrare in quella grotta di prima. Un bastone che fa 41 danni elettrici. Ok. Ci siamo. Yes. Ok. Allora, dovrebbe essere da questa parte adesso. Dobbiamo continuare per il sentiero, dovremmo esserci quasi. Meno male che è vicino. Dovrebbe essere qua. Sì. Ok. Siamo quasi saliti di livello. Ci manca un paio di nemici e saliamo di livello. Sono felice. Dovrà essere in rovina. Eccole qua. Vediamo un po' cosa c'è. Antica Dotulgrad. Vediamo un po' cosa c'è. Se c'è qualche oggetto, qualche tesoro. C'è uno zaino. Borsa dello speziale. Un cazzo, non mi serve a niente. Dove cazzo è? Dov'è l'orsetto? Orsetto? Bubu? Eccolo! Ecco Bubu! Dovremmo essere saliti di livello così. Sì. Allora, io direi che ci diamo al mana. Quindi ci rimettiamo in meditazione. Andiamo nel posto dove si sale di livello. Lo so che mi sono allontanato, tranquillo. E vediamo di attivare. No. Questa l'abbiamo attivato. Perfetto. Questa invece impatto. Gli incantesimi elementali possono far vacillare il nemico quando lanciati a due mani. Questo potremmo anche lasciarlo perdere. Il nemico con salute bassa scapperà quando colpito con un incantesimo di fuoco e resterà paralizzato quando colpito con un incantesimo di gelo. Ok. Perfetto. Ora abbiamo attivato veramente tutto. E adesso dobbiamo tirare su. Dove cazzo era? Nova Folata Artica. Ci manca solo un livello di questo e poi possiamo vedere gli altri incantesimi.
Perfetto. Ah, there you are. Allora, rimettiamo cioccolata Artia che è livello 2. E scendiamo nelle profondità di Antica Doldungrand. Allora, dobbiamo cercare nelle profondità di questa antica rovina quelle che sono delle scenografie, dei progetti di quella che è un'antica macchina che potrebbe salvarci dall'estinzione. Sonata Artica, sì, esatto, proprio loro sono. Madonna che hai tirato fuori Sonata Artica, li ascoltavo quando c'avevo 20 anni, 25 anni, 22. Che cazzo mi ha colpito? Ops, scusami. Allora, vediamo un po'. Qua c'è un baule. Grimaldello, porzione, perfetto. Che altro possiamo vedere? Vediamo un po'. Qua si va sopra o si deve scendere sotto? Mi sa che si deve scendere sotto. Vediamo però se c'è qualcosa sopra. Dai, sali! Salta! No, mi sa che non c'è niente sopra. Là sotto invece è la direzione che dobbiamo prendere. Eh sì, qua. Dai, forza, forza. Venite, amici, fatevi avanti. Questa poi comunque è una... È livello 2 questa missione, quindi in teoria non dovremmo incontrare nemici stracomplicati. Ah, sei dietro? Questa è proprio gnocca. Allora, qua? Che cos'è? Dove siamo dove ci stiamo addentrando? Cos'è? Un candelabro? Eccolo qua. Scavi. Grazie, che mi dice che mi segue di nuovo. Ah, era un montacarichi. Era un tipo un ascensore. Sento delle voci qua sotto. Che ci sia qualcuno negli scavi. Ah, gli altri degli scavi, ok. Abbiamo fatto soldi, ecco che cosa hai fatto. Il nostro popolo sono morti e adesso l'ingresso è bloccato, questo è fortemente incredibile. You? La domanda delle persone in questa terra è proprio l'ultima che mi sarei aspettato di vedere qui. Ah, ciao Lishari, come stai? È il Gran Maestro anziano inviarmi in missione una volta superata questa prova. Anche se non ho la minima idea di che strano effetto di questo tipo di droga possa fare. L'ignorante non è una strana droga. È una ricetta secolare che è già utilizzata dai primi vassalli. Forse dovresti conoscere prima di giudicare le nostre tradizioni. Lo faccio. Ok, sono stata nominata insieme a quello che chiami il profeta. Sei la ragazza del villaggio? Eh sì. Sì? Un'istituzione interessante che ora intorno a te, mettiamo così. Lei, per non dimenticare, lei è la strega, la bambina che dovrebbe aver ucciso tutti quanti in un villaggio con la sua magia. Giunge però il momento giusto, ti prenderà, ma mi trovo quasi esattamente nello stesso casino di antica Reshengrad. Sembrerebbe una fila particolare per quel tipo di merda. Ok. Un altro attacco ai mercenari? Questa volta erano banditi. Sono arrivati correndo circa 2 ore fa e ci hanno caricato come se fossero i balordi principianti. E dove sono i banditi ora? Io il corridoio giù? Adesso puoi immaginare cosa volessero quegli stronzi.
Sono infilati dentro e non so come. Hanno attivato accidentalmente il meccanismo che blocca l'intero passaggio. Secondo me sono stati assoldati da qualcuno. Vicino troppo finisce arrossito come un pollo. Così ora non possiamo scendere e loro non possono risalire. Per quella macchina abbiamo parlato di laggiù, vero? Sicuro si trattasse di stessi mercenari l'altra volta? Eh sì, ma i mercenari di antica mi sembrano anche disorganizzati, spaventati, come se stessero fuggendo da qualcosa. E che stessero cercando di nascondersi da qualcosa e pensavano che le rovine fossero deserte. Non può essere esattamente in qualche modo? Interessi il pulsante per disattivare la trappola proprio accanto alla porta che dovrebbe proteggere? Direi di no. Ma almeno un indizio, qualche tipo di ingresso nascosto. Siamo ancora bloccati per tenere la prima volta, vieni, ti faccio vedere. Forse vedrai qualcosa in passato e potrebbe tornarci utile. Vediamo. Andiamo a lasciare. Aspetta che volevo controllare un attimo. Cosa? Well, now I do. And just who exactly are you? Kalia Sakharesh, keeper of the first sigil. Che cazzo è successo? Sakharesh? È scoppiato tutto. Maybe. È scoppiato tutto. Hai controllato come saltare in aria? No. But who am I to complain? Two keepers are certainly better than those idiots from the guard. Ok. Actually, you've come Va bene. Lo sappiamo. But I found myself in almost exactly the same trouble as an old Russian grad. Seems I have a knack for that kind of shit. Okay. Almost. This time it was they ran in here about 2 hours ago. È terribile, dove sono i banditi? Ma com'è possibile che siamo in aria? We need to find but at least andiamo. Meglio che la seguo stavolta. Maybe you'll see something in the path that might help us. Dai, andiamo. A sto giro prometto che non sono un po' in aria. Ok. Vediamo un po'. Che cos'è questo meccanismo? Prima che me lo chieda, il nostro compagno morto sulla piattaforma era già lì quando siamo arrivati. Ok. Sembra qualcosa di magico. Quindi direi solo di dare un'occhiata in giro. Sono sicura che le campane abbiano qualcosa a che fare con l'enigma. Ok. Ok, penso che quello fosse. Are you all right? You look pale. Allora, per avuto un'altra di quelle visioni, allora questa donna che aveva ragione, cosa ha fatto? Vediamo un po' se possiamo. Ok. Questa missione credo di sapere come possiamo funzionare questo meccanismo, sul serio. Questo è incredibile. Chi sono per lamentarmi? Allora come facciamo queste campane? Vanno colpite in un certo ordine. Comunque fammi fare un tentativo. Allora. No. Allora, credo che fosse. Quanto duramente ci vuole la campana? Si può parlare di trovare un'altra cosa per farla suonare. Ah! Ci serve un martelletto. O forse basta colpirlo. O forse mi serve un'arma. No. Dove cazzo? Qual era il tasto, mo? Ok. Oggetti. Allora. Piccone. Vediamo un po' il piccone. Mettiamoci il piccone. No. Non è il piccone. Cioè non è. Ci serve qualcosa. Qualcosa che ci permetta di far partire la campana. Ahoy. Ahoy. Forse clicchiamo di nuovo.
Ok, 3, 4. Ok. Ah, quindi era questa la prima. Come cazzo si... Lisciari, Pengast, cerca libri, libro rovinato. Allora, vediamo un po'. Niente, tu non hai niente da dirmi. Vediamo un po' se troviamo in giro qualcosa che ci permette di colpire il la campana. Custode, guardiana. Allora, credo di aver capito come la sequenza, ma yes, non so come colpire la campana. Per quanto devo trovare un altro metodo per farla suonare. E mo quale cazzo è il metodo? Vediamo un po'. Ah, ecco! Eccolo, martello pesante. C'è un martello pesante posizionato proprio lì. Allora, possiamo buttare il... piccone. Fa così caldo che il sudore della maglietta non è aumentato ma si è asciugato. Porca miseria. Porca miseria, raga. Allora. That sounds wrong. Try again. Yes, that must be it. E poi l'ultimo. Levati al cazzo! Ok. Risolto l'enigma della campana. Che cazzo? Dov'è la mia amica? Amica mia? Dove cazzo siamo finiti? Allora, l'incantesimo di... questi sono gli artefatti. Ok, quello degli artefatti. Trova il modo di uscire dall'enclave. Che cazzo era? Ratto adulto. Porca troia. Cupola di pietra. Dove cazzo sono finito? Sono finito sottoterra. Non vorrei che queste pietre però mi dessero la febbre arcana. Sarebbe orribile. Ok, il ponte, abbiamo abbassato il ponte. Ok, profondità. C'è i mercenari, i banditi di cui abbiamo... Ma qua sotto ci sono, c'è proprio un accampamento. C'è proprio un accampamento. Che cazzo? Si può essere accampato qua sotto. T-
Ma che troverà un modo per scommettere le palle che hanno così tanto soldi da rifare questo nuovo posto di merda. Tieniti le palle, voglio solamente uscire da qui. Ehi, amici! Scusate, scusate l'intrusione, ma sto cercando il modo di uscire da qui. Voi conoscete la strada? Quindi qualcuno viveva qua sotto. Questi mi sembravano anche piuttosto tranquilli, proprio accampati. Ci sono proprio sedie, cose. Questo sotto sembra anche una miniera. Ci sono dei carrelli. Cos'è questo posto? Sono diventato troppo forte. Sono diventato troppo forte. C'è niente da fare, raga. Niente di che. Non c'avete niente di interessante. Altri letti. Almeno ci avrò dove riposarmi, raga, nel caso mi serve di recuperare punti vita. Ma che fine ha fatto la nostra amica? Mele. Mela rossa, perfetto. Uova, uova di gallina. Magari giusto una mela rossa è il caso. Anzi, il cavolo. È tutto chiuso. Vabbè, dai, sono diventato troppo potente, raga, per voi. Non c'è niente di che. Allora, per ora non c'è niente di che. Questa pergamena, che cos'è? Beneficio. Prendiamola. Prendiamola comunque. Vabbè, ho preso il piatto di legno, cazzo ci faccio. Ciotola. Posso prendere un po' di cibo? Qua? No. Porri grigliati. Pane. Ok, io salvo ogni passaggio così nel caso dovessi morire almeno avanzo, almeno sono avanzato. Che cazzo? Lo sapevo che c'era una trappola. Eccole qua, è il pavimento. È il pavimento. E qua c'è un oggetto. Un baule. Che cazzo. Ok. Niente. Andiamo a curarci. Mangiamoci. Che ci mangiamo? Ho un botto di cibo. Mela rossa. Dove ci sta conducendo? Sono nota le tue lacrime, nessuno nota la tua tristezza, ma tutti uscare nota del pollo che hai ucciso. È vero. Tutti notano il pollo che hai ucciso, ma nessuno gli frega un cazzo che magari tu sei stato preso. Dice, tu devi salvare il mondo, devi uccidere i draghi. Devi fare cose. Capito? Nessuno gli frega un cazzo che te vieni preso, portato davanti a un... anzi, tu stavi per cazzi tuoi e ti portano un posto a morire. È orribile la storia di Skyrim. Poi ti dicono, oh, tu sei il signore che dovrà uccidere e salvarci tutti quanti. Esatto, fatemi uccidere i cazzo di polli. Maledetti. Ah, vediamo dove porta questa strada. Qua
si scende profondità, mentre qua sotto invece dove porta? Oh, questa maglietta della rigenerazione del mana è del mana, mala. È fenomenale. 20% di rigenerazione del mana è veramente un botto. Allora, ma dove cazzo stiamo andando? Pensiamo per vedere che il pollo abbia oggetti di ebano. E vai, c'ha tutta l'armatura di ebano che stranamente è a tua misura. Addossa a un pollo, però. Dove cazzo siamo? Qua mi serve da fare luce del mago perché non vedo niente. Ti prego, dimmi che ce l'ho equipaggiata luce del mago. Livello 2. Perfetto. Respiro glaciale 4. E non si vedeva niente. Signor vagabondo, mi dispiace per voi ragazzi, siete solo finiti contro il nemico sbagliato. Allora, cerchiamo baule, monete, ottimo. Vediamo un po' dove ci conduce questo posto. Cupola di pietra. Qua ci porta di nuovo le cupole di pietra, invece dall'altra parte ci portava nelle profondità. Ora tocca vedere qual è la direzione giusta. E questo posto è ci sono altri tizi accampati là sopra. Ehi, amico! È il tuo ultimo giorno, però. Non l'hai contato questo? Nessuno conta che è il loro ultimo giorno quando mi incontrano. Nessuno ci dà peso a questa cosa, che è il loro ultimo giorno. Profondità. Luce del mago. Madonna, veramente non si vede niente. Che cos'è questo? Giroscopio Starling. Antico ingranaggio. L'antico ingranaggio andava portato in salvo. Rotolo di carta, calamaio. Mi spiace, ma sono troppo potente per voi, ragazzi. Mi dispiace veramente. State proprio morendo malissimo. Vediamo un po' cosa c'è. Niente. Niente di che. Non ci sono bauli, non ci sono... Aspetta, mettiamoci di nuovo luce del mago. Allora. Proseguiamo da questa parte. Perché senza luce del mago la vedo veramente dura qua sotto, raga. E questo? Non è niente, è solo decorazione. Però qua ci stava... un mini accampamento. Formaggio, perfetto, altro cibo. Cos'è? Ok, pozioni su pozioni. 391 su 410. Siamo quasi arrivati al top. Vediamo un po' se ho...
No, non ce l'ho l'artiglio di ghiaccio. Aspetta. Olio lubrificante, peso. Buttiamo certe cose che... Attiva leva. Ehi! Che cazzo è successo? Yet to disappoint me. So what do you say now, you piece of shit? I'll make you pay. Devo pagare per quello che tu. That's just great. The fucker brought his bitch. Mario ha salvato una vita, mi dice sono vivo grazie a Dio e tu lo soffri qui. Oh, is that so? Chiedi a Dio se ti sta aiutando adesso. Se ti aiuta adesso. Ma tutti morti che se riuscissi al passaggio, quindi basta l'arma e te ne pentirai. Such determination. All right then. Die! As you wish. Che cosa ha fatto, Kalia? Kalia, me lo insegni anche a me? Kalia? Cosa cazzo? Kalia! Cosa cazzo ha fatto? Stai bene? E lui non tanto però. Cosa diavolo era quello? Nulla, ti ha fatto male? Puoi camminare? Cosa diavolo è successo? Gli occhi, la nebbia, se tu eri diversa. Ok, scusami. Allora perché non fai cortesia di tenere le domande per te? È troppo per ora, ne parlerò una volta durante il tempo, però devo proseguire. Sono caduto, ringrazio Alfa, sono finito sugli alberi più là alla rovina. C'era una sorta di sala macchine, o almeno ne ho l'aspetto. Per fortuna doveva essere il luogo in cui venivano controllate le trappole poste all'ingresso. Cerco di disattivarle e vediamo se ha funzionato. Scusa, Micalia. Scusa, Calia, non volevo farti arrabbiare. Sei la mia migliore amica. Sei la mia migliore amica, sei la nuova mia migliore amica. Scusami, non volevo farti arrabbiare, veramente. Perdonami. Allora, folata artica, dov'è? Respiro glaciale. Che cosa c'è qua? Simbolo magico. Perfetto. Altri 100... Non so quanti altri me ne rimangono. Vediamo un po', dammi un'occhiata. Qua si va da un'altra parte, ma è chiuso. Probabilmente c'è una leva, ma molto probabilmente è solamente pura estetica. Allora. Ho dubito che sia frutto del lavoro onesto, quindi una storia come questa sono fuggiti qui per proteggere il bottino. Oh! Oh, dammi soldi, levati. Yes. Stay right there. Who are you? I'm not one of them. Please don't hurt me. Che cazzo è per la via? Come ci sono entrato? Che ne so io? Chi sei? Alice Summerson, sono un uomo semplice, un agricoltore in Ligia, la sua figlia, ho due figli, una donna nella piccola fattoria a poche miglia da Ark. Se conosci la mia ragazza, lei viene da strappare al mercato, da Mondas Alfredas. E la magra con i capelli biondi? La mia piccola surta? Perché sei qui? Chi è padron Borek? No. Tra i più influenti della costa agricola sia la guardia che l'ordine ottengono il loro cibo dalle sue terre. Ok. Che è successo? È un serro senza ruolo e tutto questo? Questa è colpa sua, giuro sul tesoro. Why? Perché? Because he's a criminal, that's why. Okay. Believe me, I know how that sounds, but it's the truth. Devi credere, i pedaggi che raccoglie i suoi mezzadri sono così alti che non abbiamo quasi niente da mangiare. Coloro che non pagano vengono picchiati dai suoi energumeni. Ma è solo questo, conosce anche i Ralata. Ah. E fammi indovinare, quest'ora appartiene a Borek e tu speri che la sua presunta crudeltà giustifichi il tuo furto?
No, this money isn't his. Però Debbie, tutto iniziato 3 anni fa, quando abbiamo avuto un raccolto molto cattivo e non ho potuto pagare il pizzo per la prima volta. Mi ha concesso un prestito, mi ha detto che avrei dovuto pagare l'interesse della nostra successiva, immagina il resto. Debiti sempre maggiori e stavi cercando un modo di pagare tutto subito. Un amico che c'era un uomo in città sotterranea, questo Karek. Gli uomini avrebbero potuto aiutare se avessi voluto prendere i soldi da loro. Mi pare avevano anche un senso dell'onore e la fedeltà alla via. Si può chiamare così. Come hai fatto? Pensi a fare allora, ma che monete sono quelle? Mercante Errante, abbiamo imbattuto in lui e sai cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto del male, una volta presi i soldi, tutti i sigilli cominciarono a rompersi, a farmi una specie di donna, tutta velata e vestita di nero, imbottito di ciglia. Batti di ciglia e uccise 2 uomini in Karek. È un rala, è una ralata. Possiamo scappare a camminare e poi si rovina. E ora ti aspetti che ti lasci andare con il denaro per salvare la tua fattoria, dici? Un vestito della voce bassa? Sì, un cappuccio scuro, è diversa. Non sarei descritto al meglio. Karek era così arrabbiato, tutto quello che è successo è questa donna strega, sai? Vorresti solo salvezza dei suoi uomini, ma alla fine ha ragione, è stato uno shock a fidarmi lui, mi spiace per quello che ho fatto. Come fattore a mia figlia, per favore, è la cosa giusta da fare. Se non ho i soldi per il prossimo ciclo lunare, pare che sai che tu mi cambi la musica e sai cosa significa. Signore di cattivazione, questo denaro non è tuo, finirai davanti al tribunale, d'accordo? Prendi il denaro, almeno così tutta questa gente non sarà morta in vano. Però questa, perdonami di uscire qui. Mi dispiace, Kalia, mi dispiace che non sei d'accordo con me. Però, poverino, che poteva fare? Per le chiappe del profeta, mi piace. Eh sì. Figurati. Cioè quasi schiacciato, noi stavamo pensando di fermarlo, ma sembrava uno dei banditi. No, non era uno dei banditi. Mi venne in su, mi disse che ti ha dato la saggezza, e dissi, presto un papà, le sue montagne mi hanno dato la saggezza, le sue pietre, la durezza, le persone in ignoranza che hanno fatto... Che cos'è questa... Si è arrivato afferrando tutto, è innocente. Se questa macchina fosse da qualche parte in storia sarebbe qui. Ok, cerchiamo la macchina. Quindi adesso non dovrebbero esserci più nemici. Dovrebbe essere qui. Allora, dove sarà mai questa macchina? Vediamo un po' se hai qualcosa da dire, lì scegli? No. Kalia, tu hai qualcosa da dire? Quale passaggio? Over there! Laggiù! Ci sono tanti laggiù! Forse si intende proprio questo laggiù. Forse intende proprio questo. Ah, ecco, c'era la leva. Vediamo un po' dove ci porta questo. Questo passaggio qua giù. Ah, proprio laboratorio. Ok. Sarà qualche altro nemico? Forza, fatemi combattere, voglio ricombattere. Cosa cazzo è questa macchina? Cristallo. Perché non me lo fa prendere? Dice prendi. Cosa cavolo serve questo macchinario? Questo è il macchinario che ci aveva detto probabilmente. Dobbiamo cercare di capire. Che cazzo è? Dinamo strana.
Perché non me li fa prendere roba? Ma questa è roba tipo radioattiva? Forse devo ricomporre. Forse lo devo ricomporre, non lo so. Oh. Puoi saltare. Ah. Qua si prosegue sotto. Scusate. Chissà che cazzo può servire una macchina per finire la... per terminare la fine del mondo. Vediamo un po'. Credo che sia questa. La vecchia pergamena. Kalia, hai qualche suggerimento? Kalia, dove cazzo sei, Kalia? Se non viene per trovare la macchina. Penso che sia questo. Vediamo un po'. Questo non si prende, non si trascina. Qua ci dovrebbe essere la bobina che ho lasciato prima. Non capisco. Dovrebbe essere questa la pergamena che cercavo. Allora, c'è qualcosa che non mi quadra. Qua è tutto distrutto. Allora, proviamo a salire qua sopra. No, ti prego, dimmi che non ti sei bloccato. Ok. Mi dice prendi, ma non mi fa prendere. Non mi si è aggiornata neanche la missione, quindi... Dai, per favore, non ti bloccare qua. Allora. No, dovrebbe essere qua. Vediamo un po'. Che cos'è qua? Raccogli muschio. Allora, mappa. Non riesco a capire. Non riesco a capire, veramente. Spada d'acciaio ardente.
Mi sembra proprio strano. A meno che non debba tornare indietro. Proviamo. Qua il cristallo non me lo fa prendere. Angelo, secondo la Bibbia, è tipo enorme con mille miglia di suppose we found our machine. Ah, ok. What's left of it? Do you feel anything, Saira? With your gift, I mean. La vera forma... Sì, lo sapevo questa cosa dell'occhio enorme con mille ali intorno, ma anche mille occhi con tante... con le ali. Curiosità a caso. Sì, lo sapevo questa cosa. Agreed. Maybe we can even take... The order will transport the rest to Ark by Myrad. Ok. Prima... It works in a way we have per comprendere come funzioni, sembrava una forza cosmica. Ok. Correct. Intanto possiamo quel terribile potere magico. Magical power. Ok. E adesso dobbiamo trovare la bobina che abbiamo fatto. Che abbiamo buttato a terra. Speriamo che. Eccola qua. Tutta questa energia totalmente inutile senza il Numinos. Tipo gli angeli di Evangelion, è vero, sì. Ma Evangelion è... hanno fatto in modo abbastanza, non dico fedele, ma ci si sono impegnati veramente per fare qualcosa di credibile. Quella effettivamente è una forma molto più simile a quella degli angeli. Sì, ho trovato qualcosa. Mostra la pergamena. Andiamo a Chronicom. Per ragione, è possibile che si muova da sola? Portiamola con noi. Sei una sorta di deposito di energia, sembra un vuoto. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per ora. Lasciamo che l'ordine prenda il resto. Spero di non aver perso nulla. Andiamo a parlare con Pegast. Andiamo. Da dove cazzo si esce? Da qua. Da sopra. Allora. Eccolo qua. Abbiamo trovato quello che ci serviva. Now that was quick. So, what did you find? Hai ragione, c'era una macchina laggiù. C'era perlomeno, gli anni hanno fatto la loro parte. Finché possiamo ricostruire, va bene. Ho mandato alcuni uomini all'arca, gli davano una carovana. Da tutte le parti al tempio e vedere cosa possiamo fare lì. Solo che ci sia davvero aiuto con questa bonificazione. Qualunque cosa sia, per quanto ammiri la tecnologia Pyreal. Non mi piace l'idea di mettere la sede nelle sue mani. Mostra a lasciare i vecchi pergamene. Abbiamo trovato questo vicino alla macchina. Forse è un piccolo indizio su cosa sia davvero. Interessante. Ok. Questa macchina è stata solo un tipo di prototipo, quindi non era neanche completa. Deve essere qualche altra parte. La definì uno faro. Però se tanto non serve a niente per combattere questa cosa, che cosa stiamo facendo? C'è molto da fare ora. Ti giuro di tornare a fare il rapporto al vecchio Arenthal. Certo. Andiamo, dai. Spero che tu ci teletrasporti direttamente a... Ah, perfetto, grande. Andiamo. All that I am saying is that there are more efficient ways to battle this red madness. Sì, ma vi state zitti, per favore. The Sun Temple are the last thing that will calm the townsfolk. Maybe. E questa macchina pagana che serve per combattere il ciclo,
La voglio vicino, anche se servirà inutile. Solo un pazzo scoraggia la possibilità. Sharim, quanto tempo servirà per la ricostruzione? Se dipende da quanti meccanici Piran puoi disporre. Se ci aiutano a decifrare questi progetti, una volta entra, facciamo una stima. Se non sappiamo neanche che aspetto dovrebbe avere la macchina una volta finita. Effettivamente. Andiamo subito al lavoro, che non in casa. Abbiamo bisogno di un sacco di acciaio e cristalli Piran. Ok. You will get them. Now get to work. Mettersi al lavoro. Ricostruiamo questa macchina, importa il prezzo. Ecco qua, ti ricompenserà per l'impegno. Grazie. Da cosa mi dai? Soldi? Soldi e puttane. Ah, 250 monete, un cazzo. Prima avevi citato quella pietra. A che cosa serve? Sapevano che è il ciclo e che hanno cercato di combatterlo prima di sparire. La sigilla è una difesa magica creata per proteggere se stessi dalla follia rossa. Proteggere come? Attraverso piccoli frammenti si possa ottenere seguendo un specifico rituale sulla pietra. Usare uno di questi frammenti fornisce una sorta di scudo per lo spirito. La pietra non basterà a produrre abbastanza frammenti per tutti i sostanza per tutti noi custodi e per la guardia. Che ci manca conoscenza di questo rituale. E chi la possiede ormai è morto da millenni. Ti servono i ricordi di una persona morta. Il piano ruota attorno a una scoperta esposta nel cronico, il cadavere congelato di un piran ritrovato alcuni anni fa, alla deriva da un pescatore nel mare del nord. Dobbiamo accedere alle sue memorie? Vediamo se non per un po' se andiamo al cronico a parlare con la Chief Magister, lui potrà spiegarti meglio di me. Allora, io direi che prima di fare questo vorrei parlare anche con Kalia. Dove sei? E tu? No, questa è la notizia. Dove sta? Di quello che voglio sapere che cosa è successo nell'antica. È possibile che la tranquilla sia disposta a parlare? Dove cazzo è? Sono curioso di sapere che cosa è successo là dentro. Allora, vediamo un po'. Parla con Kalia. Ecco qua, dobbiamo andare. Quartiere delle caserme. Per trovarla. Andiamo al quartiere delle caserme. Vediamo un po' se riusciamo a trovare. Caserme militari. Vediamo un po'. Dobbiamo parlare con lei perché voglio sapere assolutamente cosa è successo. Sono veramente incuriosito da questa cosa. Così approfondiamo anche un pochino la sua storia. Potrebbe essere qua sotto, da qualche parte. No. Dobbiamo continuare a cercarla. Eccola qua. Da questa parte. Non proprio, volevo solamente parlarti. Sì, al momento è giusto. Credo di doverti ancora una spiegazione. Riguardo anche l'immagine, andiamo a qualche altra parte. Vieni, andiamo, Bonazza. Sì, dove mi porti? A casa tua? Scusa di tutta questa segretezza. Volevo solo che nessun altro ascoltasse. Ok, sentiamo che hai da dire. Di cosa vuoi parlare? In cui ha ucciso il capo dei banditi antica Dodulgrad. Sono sicura che avrai notato qualcosa di diverso in me. No, era tutto normale. Solo circondato da un'aura nera. Parlavi come se fossi posseduta e sembravi turbata. Sembravi leggermente spaventata. Upset.
Scegli due parole contatto, sai? Apprezzo. C'è qualcosa di me che tu non sai, che nessuno sa dire il vero. Ti ho detto che Curario mi guarda il villaggio distrutto. Ok. Sono stata totalmente sincera con te. Quindi sai cos'è accaduto? Vero che non so come sia finita lì, ma ricordo qualcosa. Appena prima di riperdere conoscenza, qualche sorta di vaga memoria. Sensazione insieme a immagine. Cosa intendi? Che non è durato a lungo, però ho visto me stessa, ma ero in qualche modo sopra i tetti come se volassi. Ok. Vicino a scrivere perché non è durato a lungo. Tutti i miei ho visto il caos, la morte, il fuoco, le case distrutte e mi sentivo in qualche modo calda, ma dall'interno, come se il mio sangue stesse ribollendo. Ok. Sembra... ma non so come descrivere meglio di così. Quindi cos'era, una memoria, qualcosa che è davvero accaduto? Successo davvero, ne sono certa, ma la memoria era in qualche modo confusa, come un sogno, ma uno molto vivido. Cos'è successo? Guarda, le loro cose sono successe proprio come ti ho detto, ma non è questo il punto. In quel ricordo, quando ho visto tutti i gradari della distruzione, ho provato soddisfazione, piacere, come se quella sofferenza, come se quel dolore fosse la cosa più divertente che avessi mai visto. Cosa stai cercando di dirmi? Poi sono successe delle cose che mi hanno fatto capire. Ok, cosa potrebbe essere successo davvero? Un demone? Nella tua testa. Qualcosa seconda anima, un'entità. La maggior parte del tempo dorme. Ma ci sono volte in cui si sveglia, la maggior parte quando mi è accaduto qualcosa di brutto che mi sta per accadere. Dolore, morte, ogni volta che affronto queste cose prova, non so, prova a prendere il controllo su di me, inducendo reazioni come quelle dell'antica Dolgorad. Non mai riuscito a prendere il controllo completo e non reagiva così brutalmente come l'antica Dolgorad da moltissimo tempo. Salire, ritornare a quel villaggio, temo che mi presenti l'esempio di cosa accade quando mi lascia andare. Hai qualche sorta di demone in te? È improvvisamente ucciso il cielo e arriva l'entità dentro di te. È immenso, Salira. Riesco a sentire ogni volta che tenta di sopraffarlo. Non riesco nemmeno a pensare a cosa potrebbe succedere nel caso dovessi cedere completamente. Se quello ti sembra adatto, allora sì, ma credo che entrambi sappiamo questo contorno sugli spiriti che prendono il controllo di Liz. Siano solo storielle per spaventare la gente comune. Pensa alla sorta di tentazione. Ma esterna? Oppure... è una cosa... dai, ragazzi. Che fa parte di te. È questo che dobbiamo cercare di capire. Quello è successo, non ti ha dato un credo, non avrei voluto lasciare che arrivasse tanto, ma quel momento ho quasi attaccato. Ho visto che il sangue sulla spada è semplicemente riuscito a contenerlo. Ok. Quando mi sono lasciato andare, quando l'ho fatta a pezzi, mi sono sentita così entusiasta, soddisfatta. Thrilled. Complete. Sono stata ingenua a credere che non sarebbe più arrivata a tanto, ingenua e stupida, mi capisci adesso? Sì. Il motivo per cui adesso duramente, provando sempre a controllare le mie emozioni a prescindere da che le persone facciano dicono di me. Perché se te prendessero 5 minuti faresti una strage. È sempre a caccia, l'unico modo in cui posso tenerla a bada e controllare il mio corpo se lo spiro al 100%. Basta un attimo di disattenzione a prendere il sopravvento. Quindi a te non possiamo fare roba. Lo sai, maestri, se dovessi lasciare perdere il tormento, cosa succederebbe? Non c'è nulla che possa fare in nessun modo di bandire questo mostro? Chi potrà chiedere? Speziali? Potrei finire in due modi. Mi rivolgerebbero poi prendere sul serio e fermare la mia attenzione all'ordine. Soprattutto in una situazione critica come quella attuale. Ma se la violenza evoca questa cosa, perché ti schieri con la militare dell'ordine? A scrivere i libri pieni vengono fare i magisti tutto il giorno, a mollare tutto e versare acqua calda nelle nobili donne e quartieri altri? Come già ricordato, c'è la possibilità che questa cosa dentro di me sia responsabile del massacro al villaggio. Se fosse così, avrei senza dubbio molto di cui pentirmi, non credi? Anche se non fosse così, dovrei comprare cose, rendere il mondo un pochino migliore. Questo significa un sacco di difficoltà e duro lavoro per me, ma non ne ho paura, sai perché? Perché è proprio ciò che manca nel mondo. Allora, non sono perseveranti e non sono coerenti rispetto a quello a cui credono. Mi preoccupo per te, tutto qui.
Non avrei dovuto diventare così emotivo, volevo solo chiarire la cosa. Ogni modo, ogni cosa ti chiedo e tacere riguarda. Non arriverò mai a qualcosa del genere un'altra volta, te lo prometto. Mi dispiace veramente tanto. Povera. Ehi amica, c'è qualche modo che te facciamo una chiacchierata molto più intima? No, eh? Per provare. Che cazzo sta succedendo? Ah, sta lanciando l'incantesimo. Chissà se c'è qualcuno che vende libri di magia. Sapevo che c'era uno che vendeva libri di magia nel Tempio del Sole. Però non mi ricordo dove fosse. Scuola. Pare che fosse uno di questi posti qua. Scuola. Ciao Galia. Devo trovarlo perché secondo me ci sono delle... Quante 596 monete abbiamo? Secondo me possono esserci delle cose interessanti da acquistare qui nel tempio. Però devo capire come ci si arriva. Se non sbaglio era al piano di sotto di qualcosa. Vediamo un po' se riusciamo a trovarle. Ecco, qua si scende. Ma qua non dovrebbe essere a scuola di nuovo. Signore, se ne va per cazzo? Grazie. Scuola. Ma qua c'è la scuola. Ah, ok, qua si scende. Armeria. Magia e alchimia. Eccolo qua. Allora. That's what I'm here for. Take a look. Allora, questo vende l'ambrosia e non è da sottovalutare, ragazzi, questa cosa qua. No, a me serve uno che vende libri di magia. Magia, alchimia, deposito. È lo stesso negozio, vero? Andiamo qua, forse lui ce li ha. With all due rispetto al monastero, and in case that doesn't sate your appetite, there are a couple of books about us in the library. Grazie. Mi serve una pozione, vediamo un po'. Take a look. Ah, ecco, Tommy. Allora, vediamo un po' che cosa hai tu da vendere. Vita, morso fiammeggiante livello 4. Che non è male. Palla di fuoco livello 3, l'avevo preso. Respiro glaciale, ti prego dimmi che hai scintilla livello 4. Scintilla, no, scossa elettrica. No, cazzo, non ce le hai. Mannaggia la miseria. Silenzio, ti muovi più... Ah no, pensavo fosse quello per silenziare i nemici. Puoi riprendere la mia se il bersaglio muore entro 20 secondi. Questa la prendiamo.